Felicissima, vedi che sto esaltata, non perché faccio la madrina del festival, che ripeto sono la vostra sostenitrice, perché vedo questo gruppo di giovani, di talento, perché finalmente si rischia, finalmente si osa, mi sento protetta da questo circuito mediatico che include uno sguardo riflessivo e sociale che deve esistere. Beh, sono stati tutti un po' dei corti e dei lunghi, lungometraggi e cortometraggi interessanti, abbastanza illuminanti, trattavano comunque tematiche sociali non banali. Dire che è stata un'esperienza simpatica perché prima di tutto abbiamo conosciuto e abbiamo avuto a che fare con ragazzi che comunque vengono da quasi tutta l'Italia e quindi ci siamo un po' scambiati anche opinioni sui film, sui cortometraggi e lungometraggi che abbiamo visto, anche per quanto riguarda la votazione, insomma. Per dare la possibilità a coloro che evidentemente hanno, visto che all'estero queste residenze artistiche costano tantissimo. C'è bisogno di risvegliare le coscienze, di smuovere delle necessità, di capire quali sono le urgenze di oggi, perché non possiamo più ignorare, dobbiamo lottare perché non muoia la dignità umana, come dicevano questi cortometraggi meravigliosi. Ma io credo che sia un'iniziativa meravigliosa, questo è il secondo anno, io devo fare i complimenti. Primo, c'è un entusiasmo pazzesco dietro questo festival, un team pazzesco. Non mi hanno mai lasciata oggi, ma poi c'è una voglia di fare, di creare. Veramente complimenti a tutti coloro che si sono impegnati, perché i risultati si vedono e come. Poi stare proprio insieme e in questo modo ci si può raccontare delle vite, ognuno racconta quello che fa nella vita, quello che studia e le proprie ambizioni, e quindi è un mezzo di confronto, è stato questo Social Film Festival.